Fratelli e sorelle, la pace del Signore sia sempre con voi e buona domenica della Divina Misericordia. In questo giorno di grazia il Signore fa scendere su di noi i torrenti della sua misericordia, questo fiume di grazia, il sangue e l'acqua che scendono dal cuore di Gesù su di noi e sull'umanità intera. E nel Vangelo di oggi, ecco, il Signore appare per due volte. E ogni volta che appare da risorto, proprio in questa stanza chiusa dove i discepoli erano lì, per paura, entra a porte chiuse e poi dice pace a voi e mostra subito le sue piaghe, i segni della sua misericordia, i segni del suo amore. Noi sappiamo che la prima volta non c'era con loro Tommaso e quindi 8 giorni dopo, proprio come oggi, c'era Tommaso e Tommaso dice: io ho bisogno però di mettere le mie mani nel suo fianco e nel segno dei suoi chiodi. E allora così fa Gesù. E così fa Tommaso, mette le sue mani nel suo fianco e nelle sue piaghe. Ecco, le piaghe di Gesù, il suo fianco aperto, sono le porte della misericordia e da queste piaghe, che questi torrenti di misericordia sono scesi sull'umanità intera, sulla storia intera, per lavare l'umanità dal peccato, dalla sua miseria e per donare la speranza di una vita nuova, per aprire le porte del paradiso. Ecco, quanto abbiamo bisogno oggi di mettere anche noi il nostro dito, la nostra vita, il nostro cuore nelle piaghe di Gesù, in queste porte di misericordia, e poi sperimentare come questi torrenti, queste cascate di misericordia scendono su di noi, sulle nostre vite, ci lavano. Gesù vuole che noi facciamo questa esperienza. Lui ha preso, ha condotto, ha guidato proprio la mano di Tommaso, ha detto: metti il tuo dito lì, hai bisogno di questo. E proprio quando noi siamo come Tommaso, nel buio della nostra incredulità, ma forse anche se stiamo facendo esperienza di fallimento, di delusione, di notte, di paura, di tribolazione, di sofferenza, e facciamo fatica a credere che quel crocifisso è risorto e ha vinto la morte, e proprio tramite queste piaghe ha proprio fatto scendere sull'umanità, su di noi, questi torrenti di misericordia. Proprio lì abbiamo bisogno di fare questa esperienza. Non abbiamo paura di avvicinarci da queste piaghe, di nasconderci in queste piaghe per la nostra vita, perché è lì che la misericordia proprio ci lava, ci rigenera vita nuova. Ci rigenera, noi sappiamo la parola misericordia in ebraico ha anche questo senso, delle viscere della misericordia, le viscere materne. E in queste viscere di amore il Signore ci rigenera vita nuova, abbiamo bisogno di essere rigenerati. E allora facciamo questa esperienza, non resistiamo. Ecco, noi dobbiamo chiedere oggi al Signore di liberarci da ogni blocco, da ogni resistenza. E soprattutto chiediamo che questi torrenti di misericordia scendano sull'umanità intera, bisognosa di pace, perché la fonte della pace è questa misericordia, la fonte della pace sono queste porte, sono le piaghe di Gesù, tramite le quali il Padre guarda l'umanità, la guarda con infinito amore e redime l'umanità. E la salva e la rigenera. Quindi chiediamo anche noi, supplichiamo al Signore che la sua misericordia scenda sull'umanità senza pace, sugli uomini e donne assetati di pace profonda, di amore vero, di misericordia, di pace come riconciliazione, riconciliazione di cuori tra le famiglie e soprattutto tra le nazioni. E questo è il nostro augurio oggi, in questa giornata di grande grazia. Grazie e la pace del Signore sia sempre con voi.